è consapevole del fatto che creature con un grado sfida elevato non corrispondono alla sfida a cui dovrebbero appartenere. Salve a tutti, gente, e bentornati. Io sono il dottor Morgan e oggi vi parlerò delle novità che sono state rilasciate in via ufficiale da Wizards of the Coast in merito alla nuova edizione di Dungeons & Dragons 2024. Questo video sarà suddiviso in due parti. Nella prima parte vi elencherò tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza che sono state rilasciate in via ufficiale da Wizards of the Coast in merito alla nuova edizione, mentre nella seconda parte del video vi dirò quali sono le mie impressioni e le mie sensazioni in merito alle novità che sono state rilasciate. Le prime modifiche saranno visibili già in fase di creazione del personaggio. Infatti, nella nuova edizione di Dungeons & Dragons, le caratteristiche non verranno più modificate in base alla scelta della razza, o meglio, come verrà chiamata, specie, ma bensì verranno alterate dalla scelta del background che andremo a selezionare nella fase di creazione. Ogni background ci darà la possibilità di scegliere un talento speciale che rientrerà a far parte di una categoria chiamata talenti d'origine e che sarà selezionabile soltanto in fase di creazione. I talenti infatti saranno suddivisi in tre categorie: talenti d'origine, talenti epici e talenti di base. A differenza dei talenti d'origine che potranno essere selezionati soltanto in fase di creazione, i talenti epici invece diventeranno accessibili ai giocatori che raggiungeranno il livello 19, mentre i talenti base saranno disponibili per tutti i personaggi durante il loro avanzamento di carriera. Per quanto ne sappiamo, molti talenti sono stati reinventati, altri sono stati aggiunti completamente da zero. Per quanto riguarda le classi e le sottoclassi presenti all'interno del nuovo manuale del giocatore, sappiamo che saranno presenti quasi tutte, tranne quelle che riguardano l'artificiere. Una modifica molto corposa e molto importante è stata l'aggiunta della Weapon Mastery, ovvero la maestria nelle armi. Ma che cos'è la Weapon Mastery? Nella nuova edizione di Dungeons & Dragons ogni arma ha ricevuto un'abilità speciale legata alla sua tipologia e questo permetterà al personaggio che la utilizza e che possiede questa capacità o questo talento di applicare ulteriori effetti ai colpi che andranno a segno e non soltanto. Esiste una lista delle abilità che sono state assegnate alle armi che adesso vi andrò ad elencare. La prima abilità che andremo a vedere sarà Cleave. Tipica delle armi pesanti, ci permetterà di provare a colpire un secondo bersaglio che si trova adiacente al bersaglio primario. Ma questa volta il danno che verrà applicato sarà soltanto il danno dell'arma, senza il modificatore di caratteristica, ad eccezione del fatto che questo non sia un modificatore negativo. Tipica delle armi da un alto quantitativo di danni e dalla stazza imponente, come ad esempio uno spadone, ci permetterà di infliggere danni anche nel caso in cui il nostro colpo non sarà andato a segno, ma il danno che andremo ad infliggere sarà soltanto il modificatore della caratteristica della nostra arma. Per quanto riguarda le armi piccole e rapide, abbiamo invece Nick, che ci permetterà di effettuare un secondo attacco nel caso in cui l'arma sia appunto leggera, utilizzando la nostra azione bonus. Nel caso in cui la nostra arma sia in grado di spingere via il nemico, la sua abilità si chiamerà Push. Infatti, una volta colpito, se la sua stazza è di tipo grande o piccola, saremo in grado di allontanarlo fino a un massimo di 10 piedi. In armi come le mazze invece è presente un'abilità chiamata Sap, in grado di distrarli. Nel momento in cui il nemico verrà colpito, gli si imporrà svantaggio fino all'inizio del nostro prossimo turno. Slow è invece un'abilità che viene assegnata ad alcune tipologie di armi e ridurrà la velocità di movimento del nemico che abbiamo colpito fino a un massimo di 10 piedi. Un'altra abilità che avvantaggerà chi possiede più attacchi o i compagni di quest'ultimo sicuramente è Topple. Infatti, una creatura colpita con un'arma che possiede questa abilità verrà resa prona in seguito ad un fallimento su un tiro sulla Costituzione. La classe di difficoltà di questo test sarà 8 più il modificatore di caratteristica più il modificatore di competenza di chi sta utilizzando l'arma. L'ultima abilità delle armi sarà Vex, che ci darà la possibilità di effettuare il nostro prossimo tiro per colpire con un dado di vantaggio. Parlando di Action Economy, nella nuova edizione di Dungeons & Dragons, bere una pozione non consumerà più un'intera azione, ma sarà soltanto considerata un'azione bonus. Negli incantesimi è stato annunciato che sono state inserite oltre 100 nuove pagine, molte delle quali conterranno incantesimi che già conosciamo, mentre altri saranno completamente nuovi. Il crafting è stato implementato, infatti all'interno del manuale del giocatore saranno presenti, accanto agli strumenti o agli attrezzi che utilizzeremo, delle tabelle che ci renderanno più semplice capire chi o cosa saremo in grado di creare. Inoltre sarà presente anche la possibilità di creare oggetti magici semplici, come ad esempio pozioni o pergamene. Una modifica importante è stata applicata all'ispirazione, che adesso prenderà il nome di Heroic Inspiration. Nell'edizione precedente questa doveva essere dichiarata prima, influenzava i test che riguardavano soltanto l'uso del D20, quindi tiri per colpire, tiri salvezza e test di abilità.
Nella nuova edizione invece questa potrà essere applicata dopo aver visto l'esito del dado e avrà effetto su qualunque dado verrà lanciato, sia che questo sia un dado del danno, un dado della cura o, come nell'edizione precedente, tiro per colpire, tiro salvezza o test di caratteristica. L'ultima delle novità annunciate è stata il raggiungimento del livello massimo, ovvero il livello 20. Pare infatti che una volta raggiunto questo livello sarà possibile acquisire ulteriore esperienza e una volta raggiunto il massimo possibile scegliere un ulteriore talento epico da assegnare al nostro personaggio. Per quanto riguarda le novità presenti all'interno del manuale del Dungeon Master, Chris Perkins ha dichiarato che al suo interno troveremo 5 avventure brevi che ci forniranno un esempio concreto e semplificativo da utilizzare per realizzare le nostre future avventure, il setting di una campagna che si baserà su Greyhawk con tanto di mappa e che così come le avventure ci darà gli strumenti nel caso in cui noi volessimo realizzare il nostro setting personale. Inoltre sarà presente un glossario che farà riferimento alla lore di Dungeons & Dragons, ovvero una lista in ordine alfabetico contenente luoghi, personalità, materiali presenti e quali moduli del passato andare a ripescare per avere informazioni su un determinato argomento. Sappiamo inoltre che è stato dedicato un intero capitolo che parla in maniera specifica delle trappole, su come queste possano essere realizzate e soprattutto sulla loro funzione nella maniera più completa possibile. Un'altra meccanica aggiunta sarà quella del bastione, che si appoggerà in parte alle vecchie edizioni riguardante la costruzione delle fortezze, ma che a differenza delle precedenti non sarà raggiungibile soltanto ai livelli elevati. Infatti in questa nuova edizione di D&D i personaggi potranno iniziare a costruire il loro bastione a partire dal quinto livello. Il bastione e le sue caratteristiche avranno modo di migliorare con l'avanzamento di carriera da eroe del personaggio a cui appartiene e questo stesso verrà gestito interamente da lui. Infatti ci saranno dei momenti in cui il Dungeon Master potrà dichiarare la cosiddetta fase bastione anche al di fuori delle sessioni, in cui i giocatori potranno gestirla e manutenzionarla, effettuando modifiche e quant'altro durante questo arco di tempo in cui avranno la più totale libertà di gestione. E una volta terminato informeranno il Dungeon Master delle modifiche che sono state applicate. Un altro capitolo sarà quello riguardante il tesoro. Infatti all'interno di quest'ultimo avremo modo di vedere oggetti magici che sono stati implementati e migliorati in maniera tale da risultare utilizzabili nella maniera più semplice e dettagliata possibile. Inoltre al suo interno sarà possibile anche trovare una sezione riguardante la creazione degli oggetti magici, che a differenza di quanto già dichiarato in merito al manuale del giocatore, dove saranno presenti soltanto pergamene e pozioni, qui sarà indicato nel dettaglio come realizzare oggetti magici di tipologia un po' più dettagliata, un po' più particolare e ovviamente più potenti. Per quanto riguarda il manuale dei mostri, le informazioni che abbiamo sono relativamente poche. Sappiamo che conterà oltre 500 mostri, tra questi alcuni potrebbero essere utilizzati come alleati. In questi 500 mostri sappiamo anche che 75 saranno completamente nuovi, mentre altri già esistenti si ritroveranno ad avere nuove sottocategorie. Le tabelle e le caratteristiche ovviamente sono state rese più semplici per la lettura di eventuali giocatori. Inoltre, quelli già esistenti nelle edizioni precedenti di D&D e che conservano lo stesso grado sfida del nuovo manuale dei mostri rimarranno completamente invariati. Passiamo alle considerazioni. In tutta onestà credo che trarre una conclusione prima di aver messo le mani su tutti e tre i manuali, quindi giocatore, master e mostri, sia superficiale. Quindi fino a quando non avremo modo di leggere tutti e tre i manuali non potremo trarre delle vere e proprie conclusioni. Alcune cose mi fanno storcere il naso, altre mi lasciano dei dubbi. Ma iniziamo dal primo punto. Sicuramente l'aggiunta della Weapon Mastery renderà il combattimento per le classi marziali che la possiedono molto più interessante, sia da un punto di vista narrativo che scenico. Ma una cosa è certa, dove vai a potenziare un aspetto, ne vai ad indebolire un altro. Nulla mi toglie dalla testa la possibilità che l'aggiunta di queste funzioni possa andare a rallentare ulteriormente il gioco durante le fasi di combattimento, che spesso e volentieri, già di per sé, procede molto molto lentamente. Per quanto riguarda il manuale del Master, personalmente credo che ci siano delle cose molto interessanti, anche se non sono un grande amante della meccanica del bastione. Credo che questa cosa, se gestita male da parte dei giocatori e del master, possa portare ad una eccessiva distrazione e quindi è un'arma a doppio taglio. Per quanto riguarda il manuale dei mostri, ho una perplessità e un dubbio. Lo stesso Chris Perkins ha dichiarato che le creature presenti nell'edizione attuale, quindi nella quinta, e presenti anche nella sesta, con un determinato grado sfida, resteranno invariate per un discorso di retrocompatibilità.
Personalmente credo che sia molto comodo utilizzare la retrocompatibilità come motivazione per non alterare determinate creature, ma abbiamo avuto modo di vedere che le modifiche apportate, già la stessa Weapon Mastery, sarà in grado di cambiare il combattimento in maniera molto, molto importante. E quindi lasciare le creature esattamente nello stesso identico modo significa che l'equilibrio non credo che sia molto facile da trovare. Inoltre, lui stesso dichiara che è consapevole del fatto che creature con un grado sfida elevato non corrispondono alla sfida a cui dovrebbero appartenere. Insomma, sono consapevoli dei problemi che sono presenti all'interno della quinta, ma dalle dichiarazioni sembra che siano stati presi e portati anche nella nuova edizione. Io personalmente spero di sbagliarmi e non vedo l'ora di essere smentito. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito il video fin qui, spero che vi sia tornato utile, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video o ad una prossima live. A presto!